Il numero delle sedotte potrebbe essere un altro molto superiore, 1300. È dispari, accidentale, la lista non è affatto finita. Ma nel caso di Don Giovanni bisogna usare con cautela il termine seduttore, poiché egli non ricade affatto sotto determinazioni etiche. Per sedurre occorre una certa riflessione prima, una certa coscienza poi, che mancano completamente a Don Giovanni. Egli desidera. Ed è il desiderio, l'immediatezza sensuale, ad avere un effetto seducente, le vecchie fa ringiovanire, le bambine fa maturare in uno sguardo. Don Giovanni rende le donne felici e infelici, ed è questo ciò che esse vogliono. E misera sarebbe la donna che non volesse essere resa infelice da Don Giovanni. Ma le parole non possono comunicare questa immediatezza. Solo la musica può. E così, se ci si domandasse quale sia l'aspetto di Don Giovanni, se sia bello, se sia giovane, come se fosse per la sua bellezza o per qualunque altra cosa si possa dire che egli seduce, lo si vedrà, non lo si ascolterà, e lui sarà perduto. Signorina, se non sa farsi un'idea del Don Giovanni, scusi, di Don Giovanni, nell'ascoltare non se la fa mai. La musica esprime la sua essenza più profonda. La musica è il medio per ciò che è immediato. La musica è più elevata, più spirituale del linguaggio, della riflessione, che annientano l'immediato. L'ora. Scusate, basta, basta. Tutto questo è soltanto per degli innamorati. Io non posso dire altro che ascolti.